Lawrence, L'amante di Lady Chatterley. Traduzione a cura di Gianluca Guerneri. Capitolo 1. Abitanti di un'epoca tragica, ci rifiutiamo di prenderla tragicamente. Ci muoviamo tra le rovine di una catastrofe trascorsa, accingendoci ogni volta alla ricostruzione, al riordino delle nostre tenui speranze. È una gran fatica. Non c'è una via diritta che metta nel mezzo del futuro. E allora non resta che girarci attorno, pronti, se è il caso, anche ad evitare gli ostacoli. Ci tocca vivere, null'altro. Che il mondo ci crolli addosso o meno. Questa è in sintesi la situazione di Constance Chatterley. La guerra le aveva fatto crollare il mondo addosso, l'aveva portata a concludere che l'unica cosa da farsi era vivere e imparare. Si era sposata con Clifford Chatterley nel 1917, mentre lui era a casa in licenza. Poi un mese in luna di miele, prima che lui ripartisse per le Fiandre. 6 mesi più tardi era tornato in Inghilterra in nave, a pezzi. Constance, sua moglie, aveva 23 anni, lui 29. Clifford aveva tenuto duro in maniera straordinaria. Non solo non morì, ma fu come se i tanti pezzi ritrovassero una nuova forma, una nuova crescita. Rimase per 2 anni nelle mani dei medici, poi gli venne prescritta una cura e fu rispedito alla quotidianità. Metà del suo corpo, dalle anche in giù, completamente paralizzato. Questo nel 1920. Clifford e Constance fecero un ritorno nella casa di lui, a Rugby, il luogo nativo della famiglia. Morto il padre, Clifford era diventato baronetto, Sir Clifford dunque, e sua moglie, Lady Chatterley. Contando su una rendita piuttosto esigua, fecero ritorno nella casa semi-abbandonata dei Chatterley per iniziare la loro vita domestica e matrimoniale. A Clifford, a parte una sorella che comunque aveva lasciato a casa, non restavano altri parenti. Il fratello maggiore, infatti, gli era morto in guerra. Storpiato per sempre, conscio del fatto che non avrebbe mai potuto avere figli, Clifford aveva fatto ritorno nelle brumose terre delle Midlands per mantenere in vita il nome dei Chatterley fino a quando ciò fosse stato possibile. Non era bloccato del tutto. Poteva muoversi su una sedia a rotelle. Inoltre disponeva di un'altra sedia a rotelle la quale, essendo dotata di un piccolo motore, gli permetteva di spostarsi nel giardino e nel parco bello e malinconico per il quale, pur dimostrando apparente disinteresse, in realtà tanto andava fiero. Era come se, dopo tanta sofferenza, la capacità di soffrire lo avesse per certi versi abbandonato. Ne era rimasto turbato, ma vivace, gioioso, quasi, si potrebbe dire, cinguettante, con quel suo volto roseo e in salute dai brillanti occhi azzurro pallido. Occhi che sfidavano. Le spalle erano larghe e robuste, le mani forti. Indossava capi costosi, cravatta alla moda acquistata a Bond Street, e tuttavia a guardarlo bene non mancava sul suo volto quell'espressione sospettosa e vagamente assente, tipica di ogni paralitico. Era stato sul punto di perdere la vita e dunque stimava la parte rimastagli la cosa più preziosa in suo possesso. Non era difficile leggere dietro allo scintillare ansioso dei suoi occhi l'orgoglio di essere vivo. Vivo dopo tutto quello che di terribile aveva passato. Eppure, tutta quella sofferenza gli aveva spezzato qualcosa dentro. Parte della sua capacità di provare sentimenti era andata bruciata. Spazi bianchi di insensibilità. Constance, sua moglie, aveva il florido aspetto delle ragazze di campagna. Morbidi capelli castani, corporatura forte e nei movimenti lenti energia fuori dal comune. Gli occhi grandi e meravigliati, la voce tenue, l'aria di chi ha appena lasciato il villaggio natio. L'apparenza inganna. Il padre, infatti, era il vecchio Sir Malcolm Reed, un tempo noto membro dell'Accademia Reale. La madre aveva fatto parte di una società socialisteggiante nei giorni gloriosi e raffinati del periodo pre-raffaelita. Constance e la sorella Hilda erano dunque cresciute tra artisti e colti socialisti, ricevendo un'educazione esteticamente poco convenzionale.
La avevano portata a Parigi, Firenze e Roma per respirare l'arte, ma anche a Laia e a Berlino, dove si tenevano le più grandi convention socialiste. Là avevano ascoltato oratori da tutto il mondo e imparato che tutti hanno diritto di parola. Le due ragazze furono pertanto in grado, sin dalla più tenera età, di maneggiare senza paura alcuna sia arte che politica. Era l'aria che respiravano tutti i giorni. Cosmopolite e provinciali al contempo, possedevano quel provincialismo cosmopolita dell'arte che bene si accompagna con i più puri ideali sociali. All'età di 15 anni erano state mandate a Dresda per studiare, tra le altre cose, musica. E si erano davvero trovate bene. Passavano gran parte del loro tempo a discutere e parlare in estrema libertà. Discussioni con i maschi su argomenti filosofici, sociologici e artistici. In quei campi erano a perfetto agio, proprio come gli uomini, con una differenza in meglio però. Erano donne. Facevano lunghe camminate per i boschi accompagnate da giovani aiutanti con le loro chitarre e cantavano le canzoni di Van der Vogel ed erano libere. Libere! Quella era la parola magica che apriva il mondo fuori, fuori nei boschi alla mattina, in compagnia di giovani robusti dalle splendide voci. Libere, libere di fare ciò che volevano, ma soprattutto di dire ciò che volevano. La parola era essenziale, scambiarsi parole in un gioco appassionato. L'amore rimaneva un accompagnamento di sottofondo. A 18 anni sia Hilda che Constance avevano avuto le loro storie, seppure provvisorie. I ragazzi con i quali condividevano conversazioni appassionate, canzoni intonate con grande vivacità, campeggio all'ombra degli alberi, cercavano infatti il contatto amoroso. Le ragazze tentennavano, ma poi, visto che se ne parlava così tanto, finirono con il supporla una cosa molto importante. E poi gli uomini si dimostravano così umili e desiderosi. Perché dunque non comportarsi da vere regine e con un atto regale fare dono di se stesse? E così era stato. Ognuna con il giovane con il quale aveva condiviso le parole più sottili ed intime. Erano proprio le parole, le discussioni ad eccitarle. Fare l'amore e il contatto fisico diventavano null'altro che una primitiva regressione fisica, un'inevitabile caduta di tono. E ognuna dopo amava meno il ragazzo. Finiva anzi con l'odiarlo un po', come si odia chi ha violato i nostri spazi interiori, le nostre libertà più profonde. Perché per una ragazza stava proprio lì, nel raggiungimento di una libertà assoluta, perfetta, nobile e pura, la dignità e il significato dell'esistenza. Che cosa se non questo? Che cosa se non scrollarsi di dosso quei vecchi e sordidi lacci e quelle sottomissioni? E tuttavia si poteva rischiare del fare del sentimentalismo con questa faccenda del sesso. Altro non era che una delle forme di sottomissione più antiche. I poeti che vi avevano glorificato sopra erano quasi tutti uomini. Le donne, da parte loro, avevano sempre saputo che c'era qualcosa di meglio, qualcosa di più elevato. E ora lo sapevano con certezza. La libertà più bella e pura per una donna era qualcosa di infinitamente superiore a qualunque atto sessuale. L'unico problema rimanevano gli uomini, così poco evoluti, cani in calore alla perenne ricerca del sesso. A una donna non restava che cedere. Un uomo, in fondo, non era che un bambino che vuole soddisfare i propri bisogni. A una donna non restava che concedere ciò che l'uomo voleva, altrimenti c'era il rischio che, proprio come un bambino, si mettesse a fare capricci, a minacciare di andarsene, a rovinare, in conclusione, ciò che comunque rimaneva una piacevole relazione. Ma una donna aveva una risorsa: concedersi senza concedere il sé più profondo e libero. Quel sé libero e profondo ignorato dai tanti poeti e da tutti coloro che di sesso andavano discutendo. Una donna, infatti, poteva prendersi un uomo senza concedersi del tutto, di certo senza sottomettersi al suo potere. Poteva anzi usare il sesso come strumento di potere sul maschio. Non aveva che da trattenersi durante il rapporto sessuale, aspettare, senza venire, che fosse lui a esaudire il proprio desiderio. Solo allora avrebbe prolungato il rapporto e raggiunto l'orgasmo, sfruttando l'uomo come un semplice strumento di piacere.
Al sopraggiungere della guerra, le due sorelle vennero richiamate a casa in tutta fretta. Era evidente che entrambe avevano già avuto le loro esperienze sessuali. Nessuna delle due però si era mai innamorata di un ragazzo senza prima avere condiviso con lui il piacere della parola, senza cioè che ci fosse stato un comune e profondo interesse nel parlare. Quel brivido coinvolgente, profondo e incredibile che nasceva dalle infinite appassionate discussioni con un ragazzo particolarmente intelligente. Discussioni che continuavano per ore, mesi. Era questo che non avevano mai immaginato prima di farne esperienza. La promessa fatta in paradiso, tu avrai degli uomini con i quali parlare, non era ancora stata pronunciata. Eppure per loro era già stata mantenuta ancora prima che ne comprendessero il vero valore. E se poi l'intimità provocata da queste conversazioni così vivaci tra anime illuminate rendeva sesso una faccenda della quale non si poteva fare a meno, beh, e allora che fosse? Era il punto alla fine di un capitolo. E comunque aveva un suo fascino. Un fascino fatto di una strana vibrazione per tutto il corpo, uno spasmo finale di autoaffermazione, il senso di una parola conclusiva eccitante, simile alla fila di asterischi che indicano la fine di un paragrafo, rottura e mutamento di argomento. Quando nel 1913 fecero ritorno a casa per le vacanze estive, Hilda aveva 20 anni e Connie 18. Non fu difficile per il padre notare che il sesso per loro non era più un mistero. Come qualcuno aveva detto, l'amour avait passé par là. Ma era un uomo di mondo anche lui, un uomo che lasciava che la vita seguisse il proprio corso. La madre, da parte sua, sofferente per una malattia nervosa che le avrebbe lasciato pochi mesi di vita, desiderava solo che le sue ragazze fossero libere e che si sentissero realizzate. Lei non aveva mai avuto l'opportunità di essere se stessa fino in fondo. Le era stato in qualche modo negato. Difficile dire perché, dal momento che era una donna indipendente sia economicamente che caratterialmente. Dava la colpa al marito. La verità, però, stava in una remota dipendenza dall'autorità segnata nella mente o nell'anima, dipendenza della quale non era mai riuscita a liberarsi sino in fondo. Sir Malcolm non c'entrava davvero nulla con quella sua incapacità. Lui viveva la sua vita e lasciava l'intraprendente moglie libera di gestire il proprio giaciglio. Così le ragazze erano libere e fecero ritorno a Dresda, alla loro musica, alla loro università, ai loro ragazzi. Ciascuna amava il proprio ragazzo e ne era a sua volta riamata con tutta la passione che nasce dalla simpatia intellettuale. Tutte le bellissime cose che i ragazzi pensavano, esprimevano e scrivevano, le pensavano, esprimevano e scrivevano per le loro ragazze. Il ragazzo di Connie era appassionato di musica, quello di Hilda era più portato per le questioni tecniche. Entrambi però condividevano quell'unica ed esclusiva passione per le loro compagne. Nelle loro menti e nell'eccitamento del loro spirito, voglio dire. C'erano altri ambiti nei quali la loro passione trovava una certa resistenza, ma non se ne rendevano conto. Era chiaro che l'esperienza amorosa, quella fisica intendo dire, li aveva toccati e dunque trasformati. È singolare quali sottili ma innegabili trasformazioni produca nel fisico delle donne e degli uomini. Più fiorente come leggermente arrotondato gli spigoli della gioventù ammorbiditi, un'espressione al contempo di ansia e trionfo in lei. Una maggiore tranquillità, un ripiegamento verso se stessi, la forma e la posizione delle spalle e delle natiche meno decisa, più esitante in lui. C'erano istanti nei quali il fascino e il brivido del sesso prendevano le sorelle sin quasi a farle soccombere di fronte a quello strano potere maschile. Ma era un attimo. Si riprendevano. Giudicavano quel brivido una semplice sensazione e dunque rimanevano libere. Gli uomini, invece, grati alle donne per l'atto sessuale, lasciavano dentro di loro parte della loro anima. Rimanevano così, come uno che abbia perso un uccellino e trovato solo 6 pence. L'amante di Connie talvolta era imbronciato, quello di Hilda beffardo.
ma questo fa parte della natura degli uomini. Se li si respinge, odiano perché li si è respinti. Quando al contrario gli si desidera, loro odiano ancora per una ragione o per l'altra, o per nessuna ragione al mondo, tranne che sono dei bimbi insoddisfatti. Insoddisfatti indipendentemente da quello che gli si può dare, da quello che una donna può dare. Venne il tempo della guerra. Hilda e Connie fecero ritorno a casa in tutta fretta. C'erano dovute tornare già in maggio per il funerale della madre. Prima del Natale del 1914, i loro amanti tedeschi erano già morti in guerra. Certo, le sorelle li piansero, amavano quei ragazzi con passione, ma dentro di loro li avevano già dimenticati. Dentro di loro non esistevano più. Le sorelle vissero allora nella casa del padre, o meglio sarebbe dire della madre, a Kensington, e presero a frequentare il giovane gruppo di Cambridge. Un gruppo che propugnava la libertà, i pantaloni di flanella, le camicie di flanella sbottonate sul collo, un'educata anarchia dei sentimenti, un tono di voce simile al sussurro, al mormorio e modi oltremodo sensibili. Hilda comunque sposò improvvisamente un uomo di 10 anni più vecchio di lei. Si trattava di un membro anziano del gruppo con un buon gruzzolo di soldi e un impiego statale poco faticoso e ben retribuito. Tra le altre cose scriveva saggi filosofici. Andò a vivere con lui in una casa piuttosto piccola a Westminster, facendo il proprio ingresso in quella buona società composta da persone le quali, pur non essendo al vertice, rappresentano o dovrebbero rappresentare la vera forza pensante della nazione. Persone che sanno quello che dicono o che comunque si comportano come se lo sapessero. Connie si impegnò in un lavoro di guerra poco faticoso e strinse rapporti con l'ala più intransigente dei portatori di pantaloni di flanella di Cambridge. Erano quelli che, fino a nuovo ordine e nel loro modo composto, si facevano beffe di tutto e di tutti. Il suo amico era tale Clifford Chatterley, un giovane di 22 anni che aveva dovuto fare il ritorno in tutta fretta da Bonn, dove stava studiando i problemi tecnici relativi all'estrazione del carbone. Prima di allora aveva passato 2 anni a Cambridge. Era stato nominato da poco luogotenente di un prestigioso reggimento e dunque, dall'alto della sua uniforme, si poteva fare beffe di tutto in maniera ancora più appropriata. Clifford Chatterley precedeva Connie nella scala sociale. Connie infatti faceva parte dell'intelligenza agiata, mentre lui era un vero aristocratico. Certo, non l'aristocrazia di grado più elevato, ma pur sempre aristocrazia. Suo padre era baronetto e la sua defunta madre la figlia di un visconte. Ma Clifford, per quanto superiore per nascita ed educazione a Connie, era a suo modo più provinciale e timido. Si trovava a proprio agio solo tra i confini ristretti del gran mondo, quelli cioè dell'aristocrazia terriera, mentre rivelava tutta la sua timidezza e la sua difficoltà di fronte alla porzione rimanente di mondo che comprende le vaste orde delle classi medie, del popolo e degli stranieri. Era, per dire tutta la verità, un po' spaventato dall'umanità media e popolana e da tutti gli stranieri che non appartenevano alla sua classe. La coscienza di essere senza difese lo paralizzava, e questo nonostante tutta la forza che poteva ricavare dal privilegio. Fenomeno indubbiamente curioso, ma tipico dei nostri tempi. Questo è il motivo dunque del fascino che esercitava su di lui la morbida e particolare sicurezza di sé di una ragazza come Constance Reed. Così padrona di se stessa nel caotico mondo esterno, tanto più di quanto lui lo fosse di se stesso. Eppur tuttavia anche lui era un ribelle, ribelle persino contro la sua stessa classe sociale. O forse ribelle è una parola troppo forte, decisamente troppo forte. In fondo non era che preso anche lui da quel disprezzo generalizzato che i giovani nutrono per le convenzioni e per ogni forma di autorità riconosciuta. I padri erano ridicoli, tanto più il suo con quella sciocca ostinazione. I governi erano ridicoli, in particolare il nostro con quell'atteggiamento di perenne indecisione. Gli eserciti erano ridicoli e specialmente vecchi generali rimbecilliti, soprattutto Kitchener con il suo faccione rubizzo. La guerra era ridicola, anche se uccideva un bel po' di gente. Alla fin fine tutto era un po' oppure molto ridicolo, di certo tutto quanto aveva a che fare con l'autorità.
sia che si trattasse dell'esercito, del governo o dell'università. Tutto in un modo o nell'altro era ridicolo, comprese le pretese di governare da parte della classe dirigente. Il padre di Clifford, Sir Geoffrey, era sommamente ridicolo, poiché tagliava gli alberi delle sue stesse foreste e strappava i minatori, come fossero erbacce, dalle miniere per mandarli in guerra. Lui, così innocuo e così tanto patriottico nello spendere più soldi per il suo paese di quanti ne possedesse. Quando Miss Chatterley, Emma, venne a Londra dalle Midlands per prestare la sua opera negli ospedali, si mostrò, seppure in modo garbato, molto pungente nei confronti di Sir Geoffrey e del suo ostinato patriottismo. Herbert, il fratello maggiore, rise di gusto, benché fossero i suoi alberi ad essere abbattuti per costruirci puntelli per le trincee. Clifford, da parte sua, si limitò a sorridere un po' a disagio. Tutto era ridicolo, già, ma quando la questione arriva al punto che anche noi rientriamo nella vasta schiera dei ridicoli, almeno le persone appartenenti ad un altro ceto sociale come Connie, ad esempio, sapevano essere seri riguardo a determinati problemi. Credevano in qualcosa. Ad esempio, scherzavano poco sui Tommies, sul periodo della costrizione, sulla penuria di zucchero e caramelle per i bambini. In questo campo, poi, le autorità erano dalla parte del torto in maniera ridicola. Clifford, però, non ce la faceva a prendere troppo a cuore tutti questi problemi. Per lui le autorità erano ridicole a priori, non a causa delle caramelle o dei Tommies. Le autorità da parte loro sembravano essere consce di questa loro condizione ridicola e si comportavano di conseguenza, tanto che la situazione per un po' di tempo si trasformò in una folle sarabanda, fino a quando le cose laggiù non si aggravarono e Lloyd George dovette partire per salvare la situazione. E questo superò persino il ridicolo. I giovani supponenti smisero di ridere. Nel 1916 Herbert Chatterley venne ucciso e dunque Clifford divenne l'erede. Ne fu terrorizzato. Certo, egli era figlio di Sir Geoffrey e delle terre di Rugby, non poteva sottrarvisi, facevano parte della sua natura. Tuttavia sapeva che anche questo agli occhi del mondo in ebollizione sarebbe risultato ridicolo. Ora era diventato erede e responsabile di Rugby. Non era terribile? Non era terribile e magnifico allo stesso tempo? E non era forse del tutto assurdo? Sir Geoffrey di assurdità non ne voleva davvero sapere. Pallido, teso e ripiegato su se stesso, era ostinatamente determinato a salvare il proprio paese e la propria situazione, nonostante lui, George, o chiunque altro. Era così tagliato fuori, così lontano dalla vera Inghilterra, così totalmente incapace che riusciva a pensare bene anche di Horatio Bottomley. Sir Geoffrey stava dalla parte dell'Inghilterra e di Lloyd George, così come i suoi avi avevano fatto con l'Inghilterra e San Giorgio. Non riuscì mai a cogliere la differenza e dunque proseguì a tagliare alberi e a stare dalla parte di Lloyd George e dell'Inghilterra e di Lloyd George. E poi voleva che Clifford si sposasse e avesse un erede. Clifford sapeva bene che il padre era un pezzo d'antiquariato senza speranze. Ma in che modo poteva lui dirsi migliore, se non per quel penoso senso del ridicolo avvertito in tutto e sommamente nella sua posizione? Anche dal momento che, volente o nolente, prendeva il proprio titolo di baronetto con la massima serietà. La guerra aveva perso il suo gioioso eccitamento. Morto, perché troppi erano morti. Troppo l'orrore. Un uomo aveva bisogno di sostegno e conforto. Un uomo aveva bisogno di essere ancorato alla parte più salda del mondo. Un uomo aveva bisogno di una moglie. I Chatterley, due fratelli e una sorella, avevano vissuto in maniera stranamente isolata, come rinchiusi in loro stessi a Rugby, e questo malgrado tutte le loro conoscenze. Era come se quel senso di isolamento contribuisse a rafforzare i vincoli familiari, un senso di debolezza avvertito per la propria posizione, una mancanza di difese nonostante oppure a causa del proprio titolo nobiliare e dei possedimenti terrieri.
erano tagliati fuori da quelle Midlands industriali nelle quali avevano passato le loro esistenze. Allo stesso modo erano tagliati fuori dagli altri appartenenti alla loro classe, dal carattere difficile, ostinato e chiuso di Sir Geoffrey. In privato lo deridevano, ma soffrivano poi se era qualcun altro a farlo. I tre fratelli avevano deciso di vivere insieme per tutta la vita, ma ora le cose erano cambiate. Herbert era morto e Sir Geoffrey voleva che Clifford si sposasse. Non che lo dicesse apertamente, era suo costume parlare pochissimo, ma contro quella insistenza sorda e silenziosa affinché le cose prendessero quella direzione, Clifford poté ben poco. Si levò un secco no di Emma. Lei aveva 10 anni più di Clifford. Sapeva che quel matrimonio sarebbe stato un rinunciare, un tradire anzi tutto quello che avevano sempre difeso. E tuttavia Clifford e Connie si sposarono ed ebbero la loro luna di miele di un mese. Era il 1917, un anno davvero terribile. Connie e Clifford furono vicini come lo possono essere due passeggeri di una nave che sta affondando. Lui si sposò vergine e comunque non riteneva sesso un elemento troppo significativo. E poi, a parte quello, erano così vicini lui e lei. Connie, da parte sua, era ben felice di un'intimità che fosse al di là del semplice rapporto sessuale, al di là del puro e semplice soddisfacimento del maschio. Clifford non sembrava smaniare per quel tipo di soddisfazione, come invece avviene per la maggior parte degli uomini. No. La loro intimità era molto più profonda, più personale. Il sesso rimaneva sullo sfondo, qualcosa in più o meglio, uno di quei processi organici, bizzarri e obsoleti che proseguivano nonostante la loro grossolanità, ma senza essere realmente necessari. Connie però desiderava dei figli, se non altro per rendere più forte la propria posizione nei confronti della cognata Emma. Ma all'inizio del 1918 Clifford fu rimpatriato in nave. A pezzi. Niente bambini. Sir Geoffrey ne morì di crepacuore.